Salvini, go home! Refugees welcome! E proprio davanti alla Palla Cultura c'è il sit-in di protesta per dire no hotspot, ma anche no al razzismo di Salvini. Quello che colpisce è che sono soprattutto i giovani che così si scommettono in prima persona e dicono apertamente il loro no. No lager, no scie, no hotspot! Noi siamo contro l'hotspot perché lede i diritti umani l'hotspot. Siamo contrari al razzismo che va a propagandare Salvini nei nostri paesi, nei nostri territori. Voi dite anche cioè, dietro diverse forme di accoglienza c'è un business? Assolutamente sì, noi denunciamo questo business che c'è dietro questa forma di accoglienza che non è accoglienza fondamentalmente, perché molti di loro vivono in delle tendopoli, vengono sfruttati, molti di loro sono braccianti, lavorano nelle campagne e vengono sfruttati dai padroni in cambio di nulla, solo di ricatto, per cui questa non è sicuramente un'accoglienza. Su Messina decidiamo noi! Pretendiamo casa, diritto di lavoro, diritto di casa, diritto di dignità per tutti gli uomini, tutti gli esseri umani che siano bianchi, che siano gialli, che siano neri, che siano di qualunque colore. E quindi non possiamo assolutamente accettare che un Salvini venga qui ad alimentare razzismo sulla nostra gente.